No, beh, innanzitutto grazie dell'invito, buongiorno a tutti e ringrazio ovviamente sia il Presidente Stefano Laporta che la direttrice di NGV che hanno aperto la giornata di oggi. Ringrazio soprattutto i due Presidenti del CUG che ho avuto modo di leggere le cose fatte e vi ho ascoltato, insomma, ho parlato un po' con Concetta. Mi sembra che sia stato fatto un lavoro veramente di primissimo livello. Su un argomento poi, come veniva ricordato, assolutamente di una delicatezza non trascurabile, nel senso che quando ci si muove in questo campo sconfinare è molto facile, gestire le problematiche è molto più complesso. E mi sembra che da quest'anno, io sono giovane, devo celebrare anch'io, celebro 6-7 mesi, ma. Dicevo, mi sembra appunto dal lavoro fatto e da come è stato condotto che si è centrato quello che è poi lo spirito della Costituzione di questo organismo. Io dovevo concludere i lavori, di questo mi scuso, ma veramente abbiamo in questi giorni tutta una serie di appuntamenti, tra cui domani un preconsiglio di direzione che riteniamo molto importante perché dobbiamo parlare di piano del fabbisogno del personale, quindi non vi sfugge la delicatezza, quindi dobbiamo prepararlo assolutamente bene. E poi, come noto a tutti, siamo in un inizio di attività del governo e quindi c'è necessità anche per noi di raccordarci in maniera adeguata fin da subito nei confronti soprattutto del Ministero di riferimento, quindi il lavoro diciamo in questi giorni si è particolarmente intensificato. No, detto questo, io ho letto con attenzione questo summary che mi è stato dato rispetto all'attività che avete condotto e poi ho guardato soprattutto il tema delle prospettive e delle proposte, perché insomma, dovendo concludere, avrei dovuto concludere e su questo io credo avrei dovuto poi concentrare la mia attenzione. Ora mi sembra che le quattro proposte, vabbè, ce n'è una che sicuramente va un po' approfondita e discussa, ma le proposte che avete fatto mi sembrano di prospettiva assolutamente di grandissimo interesse, sia sul tema dell'informazione, che credo che sia uno dei temi che è importante per la vostra attività, ma vi garantisco è un tema molto importante, almeno parlo per ISPRA, non so NGV. Ma per ISPRA il tema dell'informazione interna, della conoscenza da parte del personale di ciò che capita all'interno dell'istituto, in una fase anche particolarmente complessa come quella nostra, ripeto, parlo sempre di ISPRA, dove siamo fortemente impegnati sulla costituzione del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, la necessità di tenere coinvolto, insomma, tutto l'istituto sulle attività che vengono svolte anche a livello di vertice è assolutamente fondamentale perché credo che anche questo faccia parte del benessere organizzativo. Credo che chiunque all'interno della propria organizzazione debba conoscere quello che la sua organizzazione fa, anche per sentirsi in un qualche modo partecipe nel bene e nel male, anche nel presentare eventualmente nelle maniere opportune le eventuali critiche. Su questo io credo dobbiamo molto lavorare, almeno da quello che ho visto, da quello che ho osservato, da quello che capita tutti i giorni, mi sembra che abbiamo veramente dei margini di lavoro molto molto ampi e margini di miglioramento molto molto forti. Però non può che non essere una priorità che è stata data da questo Consiglio di amministrazione, ma che dovrà essere secondo me ripetuta e rinforzata. Sul tema della formazione, anche questo io credo sia un altro tema importantissimo che voi avete posto e su questo mi sento anche di dare una disponibilità, se si vogliono affrontare anche come CUG alcuni argomenti che possono andare, che ne so, parlavamo stamattina, noi adesso ci avventureremo in un percorso organizzativo che prevede anche la definizione di un bilancio sociale dell'ente. E ragionare di bilancio, ad esempio, di genere. Ho visto che altri CUG in altre organizzazioni, vedevo la stessa università da cui provengo io, il CUG, per esempio, ha fatto questo lavoro, che è stato un lavoro assolutamente molto, molto apprezzato. E potremo vedere anche qui, nella fase di impostazione organizzativa, di avere una rappresentanza del CUG
in alcune fasi del processo organizzativo, cioè proprio per tenere, così come ci sono alcuni altri argomenti che magari sono dibattuti anche a livello legislativo, parlamentare, mi viene in mente il tema della medicina di genere, poi ho avuto la fortuna, il dottor Cianfrone ha organizzato questo seminario a Bologna dove si è parlato molto anche di queste questioni. Anche su questo, se c'è necessità di avere qualche mio ex collega o qualche presentatore di legge su alcuni argomenti che possono essere considerati per voi, insomma, c'è un'ampia disponibilità ovviamente a dare una mano per poter organizzare anche di questi momenti di confronto conoscitivi che forse potrebbero essere importanti nel lavoro. Insomma, sullo sportello d'ascolto e potenziamento dello sportello d'ascolto c'è da fare qualche ragionamento rispetto alle modalità, diciamo, abbiamo qualche dubbio al riguardo, ma ne parleremo. Così come invece credo che sia importante il potenziamento della rete con organi all'interno dell'istituto. Quindi, insomma, credo che tutte le prospettive di lavoro siano assolutamente condivisibili. Quindi, il messaggio che mi sentivo di darvi è un po' questo, che c'è sicuramente attenzione da parte dell'attuale dirigenza nel proseguire e magari anche potenziare e approfondire un lavoro già ben fatto che avete condotto fin qua e quindi c'è questa amplissima disponibilità. E niente, quindi nell'augurarvi ovviamente una giornata di lavoro proficuo, ripeto, rimango a disposizione se c'è poi la necessità di andare in maniera più approfondita su qualche proposta futura, ovviamente basta saperlo, insomma, qualche giorno prima e organizzeremo un incontro assolutamente adeguato. Grazie di nuovo. Grazie.